Buongiorno, 24 maggio, il Piave non mormora più, ma siamo sempre su Svegliati Avvocatura. Un breve jingle e siamo da voi. Scarica la nostra app, Uslo Web Radio, per Apple e Android. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo della mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia Ornella Sala e Milena Miranda da Napoli. E buongiorno, buongiorno Angelo, oggi puntata ricchissima, io direi non ci soffermiamo su nulla perché oggi abbiamo un bel insieme di palinsesto ricco. Interviste, un palinsesto ricchissimo e tra parentesi, diciamolo, anche fatto apposta, ad hoc, con interviste proprio sulla magistratura. Del resto ieri era l'anniversario della morte di Falcone, ma delle stragi della moglie e quindi della strage di Capaci e di tutta la sua scorta, e ed è particolarmente bello, questo lasciamelo dire, poter ricordare, certo l'episodio in sé è orribile, ma poter ricordare una magistratura sana lì dove, ahimè, soprattutto negli ultimi tempi, la magistratura rivela falle mostruose, insomma. Quindi andiamo avanti, andiamo. Oggi che cosa ci aspetta? Noi di queste tipiche falle di questi ultimi anni parleremo, e parleremo di sentenze scritte prime, parleremo del processo mediatico, della crisi della magistratura e del, in particolare anche di Salvini prosciolto dal GUP con motivazioni indicate, anzi lette a mezzo stampa anziché alle parti probabilmente. E allora io partirei con la prima intervista, che è stata realizzata da te al collega Gerardo Rocco di Torre Padula del Foro di Napoli, che si è trovato con una sentenza già scritta prima dell'udienza. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Qui a Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, siamo con il collega Gerardo Rocco di Torre Padula del Foro di Napoli. Gerardo nei giorni scorsi è stato protagonista di un episodio che si potrebbe definire onestamente scandaloso e comunque sicuramente è stato parecchio increscioso. Gerardo, che cosa è accaduto esattamente? Sì, innanzitutto un saluto a tutti. Quello che è successo è, penso, una delle cose più imbarazzanti che possa capitare ad un difensore che voglia dare un senso alla propria professione, perché mi ero portato regolarmente presente dinanzi alla quarta sezione penale della Corte d'Appello di Napoli, dove avrei dovuto discutere un appello verso una sentenza di primo grado che già era abbastanza censurabile per i motivi che dopo potrò meglio esporre. Nel chiedere al cancelliere di visionare il fascicolo mentre la Corte si era ritirata per sciogliere la riserva relativa ad un altro procedimento. Quindi il dibattimento del tuo ancora non era proprio cominciato. Cioè, no, non era proprio cominciato, mancavano però anche altre udienze. Perfetto. Tu chiedi di controllare il fascicolo, immagino, per verificare. Chiedo al cancelliere, sì, nell'attesa che la Corte si era ritirata in camera di consiglio. Certo. Così senza neanche dover rintracciare il corso dell'udienza, avevo chiesto al cancelliere di poter
visionare il fascicolo. Cosa che di prassi faccio, ma per scrupolo più che altro, perché magari si può trovare un qualcosa che non si ricordava, o magari si controllano le notifiche. Ecco, diciamo che è buona regola quando si ha la possibilità di vedere il fascicolo. Diciamo che a noi così hanno insegnato. Così ci hanno insegnato, sì. Così hanno insegnato. Dato che oggi insomma, anche perché oggi faccio il praticante di me stesso, quindi metto a frutto tutto quello che mi hanno insegnato per cercare di fare l'avvocato. Quindi niente, prendo il fascicolo e trovo appoggiato sul fascicolo il frontespizio della sentenza. In realtà vado a prendere questo foglio, non era un foglio, erano 5 fogli ed era tutta la sentenza, quindi dal sigillo dello Stato fino al motivazione, PQM, dispositivo, tutto, firme, la data, mancavano solo le firme, sì, mancavano solo le firme. Mancavano solo le firme. A quel punto, dato che mancava del tempo alla trattazione della mia udienza, ho riordinato un attimo le idee, perché tutto mi sarei aspettato tranne di trovarmi davanti a questa situazione. Ho riordinato un attimo le idee e mi sono recato alla Camera Penale, alla quale sono regolarmente iscritto. Sì. Devo dire la verità che l'unico membro della giunta che in quel momento era presente, il collega Enrico Froio, il quale si è subito reso conto della gravità della situazione, si è messo immediatamente in contatto con il presidente Marco Campora, il quale gli ha chiesto di tenerlo costantemente aggiornato e di essere presente al momento della trattazione della mia udienza. Peraltro è stata indetta per il lunedì 24 maggio anche un'astensione su questa, una giornata di astensione su questa. Ecco, questo lo apprendo da te, nel senso che sapevo che doveva essere programmata, non ne ho ancora notizie. Sì, comunque la Camera Penale poi ha deciso nel prosieguo, ha deciso comunque di non solo di attivare tutte le interlocuzioni istituzionali del caso, perché innanzitutto in questa vicenda, ecco, se c'è una cosa positiva è stato l'intervento concreto, il sostegno concreto che ho sentito come difensore e come cittadino da parte della Camera Penale di Napoli, perché purtroppo devo dire che nel passato non sempre è stato così. Infatti non è accaduto, insomma, quindi viva Dio. Quindi onore al merito, sì, assolutamente, onore al merito alla Camera Penale di Napoli, al suo presidente, alla giunta, perché poi tutta la giunta mi ha sostenuto. Quando il presidente chiama la mia udienza, tengo peraltro a precisare che si tratta di un collegio, quello che componeva la Corte, la quarta sezione della Corte, un collegio che ho avuto modo di stimare e di apprezzare. Io da giovane anziano di questa professione ho avuto tante volte a che fare. Mi piace giovane anziano, perché adesso ormai non si sa più giovane fino a che età uno è giovane, come direbbe qualcuno, però effettivamente se hai almeno 10 anni di professione alle spalle, appunto, diciamo che un minimo di anzianità uno sul campo la direi guadagna. Di sì, direi di sì. Sono quindi iscritto all'albo dal 2007. Quindi tu torni, dopo essere stato alla Camera Penale. Alla Camera Penale torni presso la Corte d'Appello, presso la quarta sezione. Attendendo la trattazione della mia udienza, e c'era con me il collega Enrico Froio, il presidente chiama l'udienza, a quel punto chiedo la parola e comincio dicendo: presidente, io non senza difficoltà mi trovo oggi a dover dire quello che mai mi sarei dovuto aspettare di dover rappresentare a questa Quindi corte. Quindi fai mettere tutto a verbale, immagino. Sì. No, ma poi il presidente è stato correttissimo, faceva verbalizzare tutto testualmente. Quindi sulla correttezza e la trasparenza del presidente veramente non si può dire nulla. La stima che già avevo di quel collegio continuo ad averla per il comportamento che ha tenuto il presidente in questa situazione difficile per tutti. Nonostante. E quando io comincio a dire che si tratta di una sentenza già scritta, il presidente pensava che avessi cominciato la mia discussione, no, che si trattava di una figura retorica, dicevo, ci troviamo di fronte a una sentenza già scritta. Tanto è vero che incredulo mi dice: ah, bene, avvocato, in che senso scritta? No, nel senso che proprio è scritta, l'ho trovata appoggiata sul fascicolo,
E lui replica, guardate, me la E a faccio questo punto vedere. la replica qual è stata? Cioè. La replica è stata che il presidente effettivamente non ce l'aveva in quel momento la sentenza, perché mi diceva, avvocato, ma me la faccia vedere questa sentenza? Lei dice che c'è già la sentenza, me la faccia vedere. Chiedo il permesso di avvicinarmi, la corte me lo concede, e dico, guarda, il presidente è tra le mani del giudice che è al suo fianco, la dottoressa Romano, la quale immediatamente si giustifica, ma questo è il mio appunto personale, lei come lo ha letto? Ho detto, non è che è difficile leggerlo, stava appoggiato sul fascicolo al quale io ho fatto accesso come mi è consentito, Certo, quindi appunto personale che abbia il simbolo della Repubblica Italiana, l'intestazione in nome del popolo italiano, la generalità del mio imputato, motivazione, dispositivo, data e termini per il cioè, deposito, perché non poi è che erano due note scritte su un foglio, perché capita, cioè voglio dire, ti è capitato di trovare magari un foglio con delle annotazioni, sicuramente da parte del relatore o della relatrice, e ci sta, insomma, questo ci sarebbe stato, ma era Ma proprio perché da questo sulla. fa parte anche del fatto che il relatore si è visto il fascicolo, si è studiato e che abbia anche un'idea del processo. Io ricordo un carissimo amico storico di famiglia che è stato presidente della sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione, Sua Eccellenza Mario Putaturo Donati, viscido di Nocera, il quale mi disse in confidenza, disse, caro Gerardi, io ti devo dire una cosa. Guai se un magistrato arrivi in udienza senza avere già un'idea dell'esito del processo, perché se ammette di avere il pregiudizio è disposto a sentire le parti cosa hanno da dire, se invece non ammette di avere il pregiudizio va per conto suo senza ascoltare le È parti. vero, Ed è la verità. se ci rifletti è vero, io pure ho verificato tante volte, nei primi tempi magari mi scandalizzavo, no, di trovare dei post-it o comunque dei fogliettini magari messi dentro. Però poi mi sono resa conto che invece quelli erano, cioè voleva dire che l'idea, sicuramente, magari con un minimo di pregiudizio, era già stata fatta, però voleva dire che il relatore o la relatrice aveva voglia comunque di sentirla questa cosa, non è Sì, che era ma no, ma anzi, disinteressato. tutto sommato con l'esperienza queste cose ti servono perché magari poi ti fanno focalizzare la discussione orale proprio su quei punti che possono essere più critici per l'interlocutore. Cioè, anzi, tu hai un vantaggio perché sai qual è la parte che devi meglio chiarire della tua argomentazione difensiva. Quindi non mi scandalizzo davanti a questo. Il problema, quello che mi scandalizza è vedere invece una sentenza formata in tutte le sue parti, fuorché delle sottoscrizioni, dove già c'era il dispositivo, che era un dispositivo di conferma, dove peraltro, stranamente, perché poi questa è una cosa abbastanza strana, era indicato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, quando la motivazione c'era già tutta lì. E, pertanto io mi aspettavo, per un fatto anche di garbo, avevo chiesto alla Corte e mi aspettavo che la Corte si astenesse. Il Presidente invece ha detto no, avvocato, prenda lei le sue determinazioni. Allora io di fronte a questo fatto ho chiesto un Hai breve termine per ricusato poter. praticamente. Sì, ho chiesto un breve termine per poter conferire con il mio assistito e unirmi di procura speciale per dichiarare la ricusazione della Corte. La cosa poi un po' antipatica è stata che il procuratore generale, nella persona della dottoressa Fabiana Magnetta, senza neanche aver visto lo scritto di cui trattasi, chiede il rigetto della mia richiesta argomentando che si trattava, è stato chiarito che si tratta di un mero appunto personale e comunque non occorre un termine per ricusare. Vabbè, forse in quel momento non ricordava, dato che la ricusazione, ecco, non si fa tutti i giorni, in quel momento non ricordava che per il Invece difensore il occorre procura termine, speciale. assolutamente Eh sì, sì. perché io non lo posso chiedere io semplicemente come difensore. Eh sì. Vabbè, quindi a conti fatti, purtroppo non sei l'unico, è già capitato a Milano, a Venezia, insomma, ahimè, questi. Che cosa succede nell'animo di un difensore dopo un episodio del genere? Perché quando spesso ci viene detto, no, ma in realtà io non credo alla giustizia, a volte ci viene detto, no, dai nostri Certo. clienti, cerchiamo noi per primi invece di difendere, no, anche errori e strafalcioni. Oltre che chiaramente ci impegniamo perché queste cose insomma vengano corrette o non avvengano più. Però ecco, in un caso così palesemente
ingiustificato, illegittimo, che cosa, cioè, nell'animo di un difensore, cosa accade? Ti dico subito, allora, vedere scritta lì la motivazione sui tuoi motivi di appello e il dispositivo, senza che tu abbia ancora discusso, è frustrante perché dici allora io non ho il minimo potere di incidere sul convincimento di queste persone, perché loro già hanno deciso, non sanno oggi che sono venuto qui perché avevo delle indagini difensive che mi servivano per sostenere una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quindi in quel momento è stato frustrante, cioè la funzione difensiva in quel momento l'ho sentita completamente obliterata. Oggi, a 3 giorni diciamo dal fatto, ti dico invece che Che stiamo sento di registrando aver perché fatto il mio sai, noi dovere. andiamo in onda, poi magari dopo qualche giorno mandiamo in onda. Noi stiamo registrando di sabato 22 maggio, e no, perché tu hai detto 3 giorni, dopo Ho dato tre un riferimento giorni e, do temporale. e dopo tanta solidarietà, devo dire la verità, da Dopo tanta parte solidarietà. dei colleghi, insomma, la sensazione chiaramente è differente. Sì, no, è differente però, la differenza è stata quando ho potuto conferire, il giorno dopo dell'udienza, ho potuto conferire con il mio assistito, il quale mi ha dato mandato per depositare la dichiarazione di ricusazione. Quando ho depositato la dichiarazione di ricusazione, ho ritenuto di aver fatto il mio dovere. Un dovere scomodo, particolarmente scomodo, però ho ritenuto di aver fatto il mio dovere, ma non per me, Gerardo Rocco, e neanche tanto per la nostra categoria, ma per il cittadino, cioè se qualcuno ha la dabbenaggine di rivolgersi a noi per essere tutelato, non può essere tradito. Non può essere Certo. tradito in nome della comodità, in nome del fatto che tu con quei magistrati che stimi ti trovi ad avere a che fare quotidianamente. E purtroppo no, fa parte delle regole del gioco. Cioè, se volevo fare pubbliche relazioni, facevo un altro lavoro, non facevo l'avvocato. Per cui Facevamo altro nella vita, insomma, ti magari assicuro che anche più redditizio e meno impegnativo, insomma, da tutta una comunque serie ti di posso punti. assicurare che quello che ha rappresentato una cesura dal punto di vista emotivo, un passaggio da un'emozione all'altra, è stato il deposito della dichiarazione di ricusazione. Perché a quel punto ho detto, ok, io ho fatto il mio dovere, un dovere particolarmente gravoso in questo frangente, ho portato a termine il mio mandato, adesso deve decidere un'altra sezione della Corte se effettivamente questa dichiarazione di ricusazione è fondata o meno. Ma io ho fatto il mio dovere. Questa è la cosa fondamentale. Gerardo, noi ti ringraziamo e chiaramente attendiamo sviluppi, sperando che questo Certo. resti un episodio isolato, davvero non accada più, Posso perché dire di aver avuto solidarietà anche da parte di magistrati. bene, In bene, privato, ma questo l'ho avuta. E questo la dice lunga perché effettivamente, insomma, fortunatamente non siamo tutti uguali, sia come magistrati che come avvocati, Assolutamente. Anche come e avvocati, certo. è bravo, infatti, diciamocelo come, insomma, No, lo diciamo e lo sottolineo perché io faccio prima tanta autocritica sulla nostra martoriata categoria, perché se non facessimo autocritica non saremmo poi in non grado di saremo. poter interloquire Però credibilmente è con la anche magistratura. vero che, come giustamente rilevavi tu, una decisione del genere poi incide, e spesso non poco, incide sul nostro cliente, sulla nostra cliente, ma incide Certo. spesso sulla sua famiglia, sulla sua vita, e anche incide spesso per anni. Cioè, una cosa del genere non è una cosa che può passare in maniera così leggera. E questo non dovremmo dimenticarlo mai, nessuno di noi. Noi ti Grazie ringraziamo e ti lasciamo comunque una a buona te. giornata. Ciao. Grazie a te, un saluto a tutti. Ciao. Grazie, Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E a proposito di sentenze già scritte prima, abbiamo anche un'intervista al dottor Nicola Russo, che è magistrato e consigliere della Corte d'Appello di Napoli, intervistato dal nostro Pierluigi Serra, proprio a proposito, come accennava prima Angelo, del GUP di Catania e del processo mediatico, soprattutto in materia di crisi della magistratura. Ascoltiamo. Peace.
Siamo in diretta, sulla radio dell'Avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslow.it. Buongiorno al dottor Nicola Russo, benvenuto nella radio dell'Avvocatura. Buongiorno. Dottore, lei è un consigliere alla Corte d'Appello di Napoli. Abbiamo letto un suo post su Facebook ieri mattina, rubricato a proposito del GUP di Catania. Questo post è stato molto, molto condiviso e molto commentato. Lei fa qualche riflessione appunto su quello che è successo, non sul merito della decisione di proscioglimento del senatore Salvini, bensì su quello che sono stati i comportamenti a margine da parte del GUP, il dottor San Pietro. Uno, le sue spiegazioni sul fatto di essere stato disegnata la trattazione del procedimento e poi anche per il quanto riguarda l'aver anticipato le motivazioni a mezzo stampa, cosa che mi pare che non ci siano precedenti. Le chiedo di condividere insomma con noi queste riflessioni, che cosa ha pensato? Ma guardi, ovviamente le mie conoscenze sono filtrate dalle notizie dei giornali, quindi l'opinione espressa deve tener conto del fatto che io non ho un rapporto di conoscenza diretto con il dottor San Pietro, né ho una conoscenza diretta del procedimento, ovviamente, né del comportamento del magistrato in quel procedimento, per non avervi assistito direttamente. Ma se la cronaca dei giornali, dei telegiornali in parte, perché alcune cose sono andate direttamente in televisione, quindi sono state portate alla diretta conoscenza di tutti, è il comportamento complessivo che mi ha lasciato alquanto perplesso, volendo utilizzare un eufemismo, perché parliamo di un magistrato che asseritamente, perché lui si dichiara più esperto, più attento ai rapporti con i media rispetto ad altri giovani colleghi, che ha inanellato una serie di comportamenti durante questo procedimento che sono quantomeno opinabili. Il fatto, ad esempio, e questo è stato oggetto di un servizio passato ai telegiornali, che subito dopo l'audizione dell'ex premier Conte si è soffermato a commentare con i giornalisti l'atteggiamento che aveva tenuto il premier, come si era posto durante la testimonianza, il che ovviamente non significa parlare del procedimento, ma significa dare una serie di notizie a commento, anche delle paravalutazioni sulle dichiarazioni che da un giudice di così lunga esperienza professionale non mi sarei aspettato. Peraltro eravamo anche in un momento di crisi di governo e c'erano state anche delle valutazioni sulla figura del premier. Sì, ma appunto io credo che nei propri procedimenti, soprattutto nei propri procedimenti, ogni magistrato dovrebbe utilizzare quella prudenza che fa parte della espressione giurisprudenza. Molto spesso non ci si sofferma su questa espressione, giurisprudenza, quasi un richiamo alla teologia cattolica che individuava nella prudenza la capacità del soggetto di discernere ciò che è giusto. Questo è il significato di prudenza. Allora, quella prudenza che deve portare un giudice a non pronunciarsi, non commentare il proprio procedimento o ciò che avviene nel proprio procedimento, soprattutto se si riveste le funzioni di giudice, ancor più di quelle di pubblico ministero, soprattutto se si è giudice. Non credo che si rientri tra i nostri compiti commentare le vicende del procedimento al di fuori del procedimento, perché io posso commentare nell'arco di un'udienza alcune
comportamenti, alcune cose che avvengono nell'udienza, ma quello fa parte della dinamica processuale. Commentarle al di fuori del processo e tra l'altro direttamente agli organi di stampa significa poi consegnare quelle parole a valutazioni, a dietrologie, a commenti che possono inquinare la serenità di un giudice nel decidere. A questo poi si è aggiunta quella singolare vicenda del servizio delle Iene, in cui proprio credo nella stessa giornata in cui era andato da Conte, questo Sì, era collega immediatamente dopo. fa aprire un ristorante in zona rossa per consumare un pasto con suoi prossimi congiunti. E certo, non è un comportamento che ci si aspetta da un magistrato, primo perché non c'erano ragioni di necessità e non c'erano ragioni di sicurezza. Quindi non vedo perché occorra dare questo segnale. Sì. E poi leggere alla fine questi commenti in cui si autodefinisce come il giudice designato al procedimento per ragioni di opportunità, esiste un sistema tabellare, esistono criteri tabellari per cui il giudice non viene designato per opportunità e quando anche ci fossero ragioni di opportunità che giustificano una deroga ai criteri tabellari, devono essere oggetto di un provvedimento motivato del capo dell'ufficio. Non possono essere dati per impliciti, Peraltro perché significa questo, violare i criteri tabellari. certo, Significa violare un principio costituzionale. esatto, e a questo io le voglio fare questa riflessione, cioè queste criteri tabellari sono questioni molto tecniche che sanno gli avvocati, forse neanche tutti gli avvocati sanno i magistrati, ma il cittadino non le sa queste cose, quindi non si corre davvero il rischio di pensare che sia possibile scegliersi il giudice o che il giudice sceglie i procedimenti che vuole poi decidere, cioè in generare questo Ma falso convincimento. se purtroppo si dà una errata informazione, è normale che il cittadino comune che non conosce questi criteri organizzativi possa legittimamente pensare che si possa scegliere il giudice in base al processo, cosa che non è perché è vietato dalla Costituzione, cioè non Però è soltanto un criterio organizzativo, è la a noi clienti è Costituzione che una lo domanda che stabilisce. fanno, ma avvocato, non possiamo cambiare giudice? Magari cioè, queste affermazioni veramente legittimano il pensiero. Purtroppo sì, è chiaro che noi come società non abbiamo una cultura del processo, anche per la complessità elevata dal punto di vista tecnico del processo, perché forse ogni cittadino dovrebbe conoscere meglio quali sono le dinamiche di base di un processo civile o penale, per sapersi orientare in autonomia, fermo restando l'aiuto e l'assistenza tecnica di un avvocato, che è insostituibile ovviamente. Però è chiaro che affermazioni un po' superficiali come quelle che io ho letto e se corrispondono al vero mi lasciano perplesso, ingenerano questo tipo di sospetti, il che porta dietro tutta un'altra serie di sospetti, che il giudice possa essere individuato, diciamo, anche per favorire o per sfavorire il destinatario del processo, che non siano soltanto ragioni di opportunità che ovviamente non possono trovare spazio, ma che si possa aggirare le regole per favorire o sfavorire qualcuno, per utilizzare la giustizia come strumento o di elusione dalle responsabilità, di sottrazione alle responsabilità o di attribuzione di responsabilità che non si hanno. Quindi è un passaggio estremamente pericoloso. Per questo bisogna far capire alle persone che certe affermazioni non possono essere liquidate come una, diciamo, una battuta o un'affermazione un po' così leggera. No, non c'è niente di leggero in un'affermazione come questa, proprio perché genera echi e convincimenti del tutto sbagliati e pericolosi. Dottore, lei conclude il suo post facendo una richiesta al CSM, cioè di attivare l'azione disciplinare nei confronti del GUP di Catania. Succederà qualcosa? Sì,
Allora, ovviamente non è la mia richiesta su Facebook che deve determinare Chiaro. qualcosa, per due ordini di ragioni. Io ho letto anche qualche commento nel quale mi si diceva non è questa la sede per richiedere un procedimento disciplinare ove ve ne sia l'esigenza. È evidente che l'azione disciplinare spetta al procuratore generale presso la Corte d'Appello, ove opera questo giudice su segnalazione eventualmente anche del capo dell'ufficio, e spetta anche al Ministro della Giustizia, come spetta al procuratore generale della Cassazione. Una vicenda che per scelta di chi si è esposto è andata su tutti i giornali. Non ha bisogno della richiesta del giudice russo, sconosciuto giudice della Corte di Appello di Napoli, perché i titolari dell'azione disciplinare, se ritengono, possono agire autonomamente, anzi devono agire autonomamente, posto che il potere disciplinare è un esercizio di un dovere, non di una prerogativa discrezionale. Quindi spetterà a loro di valutare una vicenda che già conoscono perché è stata resa nota attraverso i giornali e se ritengono che sia meritevole di un'azione disciplinare o paradisciplinare, perché ricordiamo che esiste un articolo 2 sulle guarentigie che mira a sanzionare con l'incompatibilità tutti i casi nei quali il comportamento del magistrato getti disdoro sull'esercizio della funzione giudiziaria. Se ritengono che vi siano gli estremi, saranno loro ad esercitare i poteri che spettano a loro. Non sarà certo la mia sollecitazione a determinarlo. Certo. Senta, chiedo una riflessione finale che mi ha ispirato un suo articolo su questione giustizia, in nome del popolo mediatico, in cui si parla anche della crisi della magistratura e ovviamente unita al processo, a questa piaga del processo mediatico. Questo di cui abbiamo parlato è l'ennesimo tassello che si innesta nella crisi ormai dilagante della magistratura. Il problema però è che siamo in un momento storico in cui si parla di riforma della giustizia e riforma profonda della giustizia e sembra che stiano scadendo i termini per farla, cioè non arrivano i soldi dall'Europa se non si riforma la giustizia. In tutto ciò però corriamo il rischio, noi avvocati, voi magistrati, comunque gli attori del processo che assisteremo passivamente a questa riforma scritta da altri e commentata da chi nel processo non è abituato a starci e non ha i mezzi tecnici per capirlo. Allora, questo rischio c'è perché i tempi sono stretti proprio per le ragioni che lei ha enunciato, che sono collegate anche all'attribuzione dei fondi del Recovery Plan. È però da riconoscere che se c'è un ritardo in questa riforma, questo ritardo in parte è dovuto alla politica, ma in parte anche alla opposizione, e dico questo senza schieramenti, all'opposizione che ha un discorso sulle riforme, ha posto nel tempo sia la magistratura che l'avvocatura. Se ci tenevamo tanto a realizzare una riforma che fosse concepita dagli attori del processo, e ci dobbiamo mettere a tavolo. E dobbiamo lavorarci, dobbiamo proporla, non continuare a giocare di rimando rispetto ad una politica che farà scelte legislative sulla scorta dell'emozione popolare, perché purtroppo da tempo si assiste a una mancanza di legislazioni di orizzonte. Noi abbiamo delle legislazioni a orizzonte molto limitato, a orizzonte cangiante, secondo quello che è l'atteggiamento e l'umore dell'elettorato a seconda del tempo, umore dell'elettorato che è a sua volta guidato da un'informazione che molto spesso è distorsiva, che insegue la necessità di fare comunicazione, di fare notizia, ma di non approfondire le cause. Anche adesso, e chiudo poi per non rubarle tempo, anche questa
sovraesposizione della magistratura in questo momento, determinata sicuramente da fatti gravi che vanno profondamente accertati, rischia di liquidare il problema di fondo della questione morale che involge tutti gli esponenti delle istituzioni, compresa anche la magistratura, rischia di ridurla a un chiacchiericcio da giornale, senza andare ad analizzare le cause profonde di questo malessere e di questo cancro che riguarda una parte limitata della magistratura e quella parte della magistratura che poco si è impegnata nella giurisdizione, ma piuttosto nell'organizzazione del consenso dei magistrati. Questa attenzione poi a un certo punto calerà, come cala sempre l'attenzione sui fatti, e i problemi non saranno risolti, rimarranno lì, si rigenereranno in altra forma e produrranno col tempo altri cancri, molto probabilmente. Molto vero, è una riflessione che mi sento veramente di condividerla anche nella parte iniziale dove lei ha sottolineato le responsabilità di magistratura e avvocatura se siamo arrivati a questo punto della riforma della giustizia, della non riforma della giustizia. Dottore, la ringrazio moltissimo e anche complimenti da parte di noi avvocati per l'onestà intellettuale con cui analizza certi accadimenti. Grazie, buon lavoro, caro saluto. Grazie a lei, avvocato, e buon lavoro alla vostra radio. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. E invece parliamo dal punto di vista nostro dell'avvocatura, in particolarmente della collega Marco Siragusa, che è presidente della Camera Penale di Trapani, dove ci parla del proscioglimento da parte del GUP di Salvini e di motivazioni rese a mezzo stampa, nonostante il provvedimento non sia stato ancora depositato. Uslo Web Radio. www.webradiouslo.it. webradiouslo.it. Buongiorno, bentornato nella radio dell'avvocatura al collega del foro di Trapani, Marco Siragusa. Ciao Marco. Ciao Pierluigi, buongiorno a tutti. Marco, siamo nella settimana in cui il GUP di Catania ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini e per la nota vicenda legata alle questioni dell'immigrazione. Però poi è successo qualcosa che ci ha fatto tremare i polsi. Il dottor San Pietro, che era appunto il GUP di Catania, ha tra virgolette anticipato o motivato per intervista la sua decisione. Spiegaci esattamente che cosa è successo e se è possibile tutto ciò. Dunque, la risposta alla seconda domanda è che ovviamente non è possibile. Quel che è successo è quel che apprendiamo dalla stampa, dal Corriere della Sera prima e da Repubblica, poi è rimbalzato su tutti gli organi di stampa. Cioè, dopo la pronuncia del dispositivo della sentenza di non luogo a procedere, ovviamente il merito non riguarda le riflessioni che faremo, il merito intendo del processo, il giudice, essendo ancora, tra virgolette, in riserva e non avendo ancora depositato la motivazione, ha rilasciato una intervista, che io sappia, al Corriere della Sera, quella è la prima intervista, rispondendo anche ad alcune domande che riguardano il merito del processo e in particolare, per quello che riporta la stampa, anche al coinvolgimento, al non coinvolgimento sarebbe più corretto dire, dell'ex Premier Conte, dei ministri dell'epoca Di Maio e Toninelli, perché riporta la stampa che il giudice avrebbe detto, e qui leggo testualmente, che il rinvio a giudizio del senatore Salvini avrebbe comportato l'incriminazione dell'ex Premier Conte e dei ministri dell'epoca Di Maio e Toninelli, perché erano tutti d'accordo sulla redistribuzione dei migranti invocata allora come adesso. Ora, nell'affermazione in sé non c'è nulla di sconvolgente. Quel che è sconvolgente e che lascia perplessi è che questa affermazione sia resa appunto quando la motivazione della sentenza non è ancora stata depositata. Peraltro,
siccome non è una novità quella delle esternazioni a mezzo stampa dottor Salpietro, perché quando, ricorderete, aveva sentito in udienza preliminare come testimone il Premier Conte, sì, si era lasciato andare ad un'intervista, anche a una videointervista, me ne traccia ed è stato pubblicato sul Fatto Quotidiano, e in quell'occasione, per esempio, aveva detto che non si può dire, leggo dal Fatto Quotidiano, che il Premier Conte abbia avallato le azioni di Salvini. Quindi, salvo che i due giornali abbiano riportato ora una notizia e allora un'altra notizia, ciascuno coglie che c'è una contraddizione nelle affermazioni rese dal dottor Salpietro. Una volta dice che non si può dire che Conte sapesse, adesso dice, beh, è chiaro che Conte, che non si poteva rinviare a giudizio Conte, perché altrimenti si sarebbe dovuto rinviare a giudizio anche Conte, il che significa ammettere che Conte sapesse. Ma questo, come dire, riguarda il merito della questione, riguarda il processo, riguarda le parti interessate, e, come dire, non rileva le nostre riflessioni. Quel che è il dato rilevante sono due considerazioni, a mio modo di vedere. La prima è che nell'intervista ultima al Corriere della Sera il dottor Salpietro dice che il fascicolo è stato a lui assegnato, sarebbe più corretto dire lo ha autoassegnato a se stesso, perché pare sia il GIP coordinatore dell'ufficio del Tribunale di Catania, perché lui, ora, le parole testuali non le ricordo, perché lui comunque avrebbe le spalle larghe, avrebbe maggiore esperienza, sarebbe capace di reggere l'impatto mediatico della vicenda di Salvini. Questa affermazione fa in effetti allargare le braccia, perché tutti sanno che presso ogni ufficio esistono dei criteri oggettivi di assegnazione degli affari. Marco, ti correggo, tutti no, perché i cittadini e magari anche tanti avvocati che non sono così abituati al penale non lo sanno questo, possono crederci veramente? No, non che tutti sanno, presso tutti gli uffici giudiziari esistono criteri tabellari. Sì, certo. E i criteri tabellari che ciascun ufficio giudiziario ha, prescinde dal caso concreto, prescinde dalle valutazioni di opportunità, e si tratta di criteri che hanno uno e un solo fine, cioè quello di preservare il principio del giudice naturale precostituito per legge previsto dalla Costituzione. Questa è la prima dichiarazione che lascia così, che fa allargare le braccia. Tra l'altro, certo, questa dichiarazione reca con sé una inconsapevole anche critica, definiamola così, nei confronti dei colleghi del suo ufficio. A leggerla con un minimo di malizia, sembrerebbe che Salpietro dicesse: beh, io ero il più bravo, il più capace, quello più esperto, gli altri insomma non erano all'altezza, non erano all'altezza di reggere l'impatto mediatico. Beh, ma se la gestione della faccenda mediatica del processo è quella che abbiamo visto, uno con l'intervista rilasciata a motivazione non depositata e due qualche mese prima con l'intervista rilasciata fuori da Palazzo Chigi, nella quale, vale la pena ricordarlo, lo stesso giudice definì qualità delle risposte. Il Premier Conte ha risposto in maniera convincente, in maniera puntuale, eccetera. Qualità delle domande, sono state fatte alcune domande generiche e non pertinenti, valutazioni sulla prova e sul merito del giudizio che ancora stava giudicando, salvo poi concludere all'ultima domanda dicendo: beh, ancora non ho deciso, ci mancherebbe altro che l'avesse comunicato a Piazza Montecitorio, devo ancora sentire altri tre testi. Dunque la domanda, come su Foro Giurisprudenza scrisse prima di me Daniele Livredi, diventa: ma è normale che un giudice a processo in corso esterni la qualità della prova, la pertinenza della prova, la qualità e la pertinenza delle domande che al testimone sono rivolte? Ciascuno dia
la risposta che crede a questa domanda, ma che la domanda è legittima, non ci piove. Com'è legittima, e se vuoi anche un po' retorica la domanda, se è normale che un giudice, prima ancora di aver scritto il provvedimento, i giudici parlano in nome del popolo italiano e con le sentenze, rilasci un'intervista alla stampa. Certo. Ciascuno si dia la risposta che crede a questa domanda. Io registro che, giustamente, tu dicevi avvocati, ma molti magistrati, se non vado errato, anche qualche corrente, definiamolo così, corrente della magistratura, con documenti ufficiali hanno stigmatizzato la condotta del loro collega. Questo è il tema. Certo, senza poi voler toccare, non c'entra niente, ok, però sempre sulla mediaticità, il dottor San Pietro era anche scivolato immediatamente dopo la conferenza stampa improvvisata fuori da Palazzo Chigi sul famoso pranzo di pesce a zona arancione, quindi a ristoranti chiusi, però ok, non c'entra niente. A me di questo aspetto gossiparo da Iene in porta, moralisteggiante delle Iene in porta fino a un certo punto, tutta certo. La dietrologia del servizio delle Iene non mi riguarda, avrà pranzato, avrà avuto la possibilità di farlo, ha osservato, non ha osservato, questo riguarda lui, non c'entra niente con la sua funzione di giudice. La domanda diventa, non il dottor Sarpieto, il giudice può a processo in corso rilasciare un'intervista nella quale, chiaro, essendo la prova stata assunta peraltro in camera di consiglio e quindi a conoscenza soltanto delle parti legittimate a partecipare all'udienza, può rilasciare un'intervista sul contenuto dell'attività istruttoria? Prima domanda. Seconda domanda, può il giudice rilasciare un'intervista su un provvedimento che ancora non ha depositato? Io credo che non possa farlo neppure dopo che il provvedimento è stato depositato, semmai potrà farlo quando il suo provvedimento sarà divenuto definitivo. Ma se andiamo a vedere le condotte di comportamento dei magistrati, giustamente, almeno nella loro astrattezza, e adesso non si registra nessun precedente analogo. Ci manca soltanto questo in questo paese, che si apprenda dei provvedimenti a mezzo stampa. Sì, sì, delle motivazioni dei provvedimenti a mezzo stampa. Marco, ti faccio... Delle motivazioni dei provvedimenti a mezzo stampa, esatto. Ti faccio... Noi avvocati, ora non c'entra niente con Sarpieto, col caso di... Ma noi avvocati siamo talvolta abituati a leggere le ordinanze di custodia cautelare prima ancora di averle avute rilasciate dalla cancelleria. Però, sì. A volte anche prima che vengano notificate. Senti, l'ultima domanda che è legata a questo. Siamo in un momento di crisi profondissima della magistratura per tantissime vicende che non siamo qui a elencare. E siamo anche in un momento in cui si cerca di disegnare una riforma articolata, profonda della giustizia. Ma in tutto ciò, cioè con questi piccoli tasselli di crisi, questo incluso, perché questo veramente non ha precedenti, ma poi la riforma della magistratura come viene scritta e soprattutto poi gli interlocutori della riforma, che sono i magistrati e gli avvocati, rischiano di avere un ruolo di retroscena? Ma questo lo scopriremo solo vivendo. Io non sono granché ottimista, anche per le esperienze del passato, ma forse vale la pena fare in 20 secondi, riavvolgere il nastro e dire al punto in cui siamo, che è drammatico. Si doveva decidere il procuratore della Repubblica di Roma, e al di là della singolarità degli incontri all'Hotel de Champagne tra componenti del CSM e politici, direi non più al di là, ma sulla base di quel che risulta dal Trojan, dalle intercettazioni del telefono di Palamara, si scopre che per esempio si ragionava sul tagliar fuori con un'indagine uno dei concorrenti a quell'incarico. Quel che è avvenuto dopo lo abbiamo appreso, è stato azzerato
il conferimento dell'incarico dal precedente CSM, che nel frattempo ha avuto un rimpasto, è stato assegnato l'incarico di procuratore al dottor Prestipino, poi il Consiglio di Stato, prima il TAR e poi il Consiglio di Stato hanno annullato quella nomina. Sì. Questa è una vicenda che si inserisce, che non c'entra nulla con il sistema della riforma del CSM, dell'affidamento degli incarichi ai magistrati. In mezzo c'è tutta la vicenda, diciamo, amara A maiuscola, con dei verbali di sommarie informazioni, di interrogatorio rese da un imputato di reato connesso, che non firmati, cosa che è ancora più grave, vengono consegnati a un consigliere del CSM, il quale, anziché fare come credo indubitabilmente abbia fatto correttamente Di Matteo, cioè metterne a partito e informarne il CSM, li trattiene per sé, parlandone ora con il presidente della commissione antimafia, che non si capisce bene a quale titolo andasse in udienza dal consigliere del CSM Davigo, ora ad alcuni, ora ad altri, ma comunque, stando alle dichiarazioni rese alla stampa, informalmente, ritenendo che la scelta della informalità sia la scelta, fosse la scelta corretta rispetto alla gravità di quel che pare ci sia scritto in questi verbali. Che, ben inteso, è come osserva giustamente qualcuno, fosse vero sarebbe grave, non fosse vero sarebbe ancora più grave. Certo. Se non fosse vero, e dunque se fosse ancora più grave, a maggior ragione bisognerebbe ufficialmente darne comunicazione. Ufficialmente, ovviamente si intende non ai giornali, ma all'autorità giudiziaria. Infatti, soprattutto perché questo, l'obbligo di darne comunicazione ufficiale, è scritto a chiare lettere nelle circolari e nelle norme. E così pare, ma a me stupisce che ci sia bisogno di una circolare per fissare un principio che mi pare ovvio. Un principio che mi pare ovvio. Certo. Cioè, mica c'è bisogno di una circolare per dire che se un componente del CSM è un pubblico ufficiale, domando, riceve notizia dell'esistenza di una loggia massonica che coinvolgerebbe, per quello che si sa dalla stampa, un componente del CSM in carica e altri magistrati, cosa vuol fare quel componente del CSM? Tenersi per sé l'informazione? Gestire l'informazione con canali informali? Io non riesco a trovare nessuna giustificazione a questo modo di approcciare il problema. Sì, molto vero. E in tutto ciò si dovrebbe inserire la riforma della giustizia civile, penale e magari anche del CSM. Marco, ti ringrazio per queste riflessioni che hai condiviso con noi. Ti do appuntamento alla prossima, ma ovviamente ci hai dato una grande opportunità per riflettere e continuare a parlarne. Un caro saluto, grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a voi. Alla prossima. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. E con questa intervista si conclude qui la nostra puntata. Ricordo ancora quella magistratura che ci ha affascinato per anni e che ha fatto una fine non meritatamente proprio bella, e lascio la parola, salutando Ornella, a Milena Miranda per i saluti finali. E io saluto te, saluto Ornella che come sempre ci sopporta e ci supporta con, e soprattutto chiaramente le radioascoltatrici e i radioascoltatori, con una frase di Giovanni Falcone: gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. E svegliati, avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui.
Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.